Oggi abbiamo, anzi ho, un'intervista impegnativa perché ho il piacere e l'onore di avere qui in studio Sandro Rossi. Sandro Rossi, mi corregga se sbaglio, racconto brevemente chi è Sandro Rossi. Attore, regista, prima aiuto regista, poi regista, scrittore, autore di testi, ma autore anche televisivo se non sbaglio, e anche conduttore, nel senso che ha partecipato a molte trasmissioni, ad esempio della RAI, è stato anche insegnante di tecniche di espressione e linguaggio televisivo per i giornalisti, ad Anche esempio media training. della RAI, anche per il training, esattamente, e soprattutto viene da una scuola illustre che è quella di Orazio Costa, che per chi non lo conosce, è stato, penso, mi corregga lei se sbaglio, il più grande pedagogista, diciamo, del teatro, pedagogista teatrale che abbiamo avuto. Quindi una persona che mi incute una certa soggezione nell'intervistarlo. Oggi perché è qui al Vetria Corporate Campus? È qui perché ha presentato un libro che ha un titolo suggestivo e intrigante. Noi siamo il nostro corpo. In che senso, professore? La chiamo professore, mi viene più facile. E in che senso noi siamo ciò che incarniamo? Perché? Come vedi, lì ci sono le virgolette nel titolo, perché è una citazione di Nietzsche nella Nascita della tragedia. Noi siamo il nostro corpo appunto perché il rapporto tra la ragione e quello che Nietzsche chiama proprio il rapporto tra Apollo e Dioniso è più Dioniso, il corpo che la s'allunga, il corpo che è quello che ci fa capire il mondo, ci indirizza nel senso più profondo del mondo e di noi stessi, quindi rispetto al mondo. Poi verrà dopo Apollo che sistema, organizza, ma il primo approccio proprio della comprensione del mondo è del corpo, dei sensi. Infatti, poi adesso si parla tanto lunga, ma insomma, noi diciamo la moderna la lettura e comprensione della realtà attraverso i sensi e attraverso il corpo. I sensi e il corpo, poi c'è un piccolo salto, per modo di dire, ma che è legato, sempre parlando della lingua greca, con l'estetica. L'estetica è questo, l'estetica non è carino questo tavolo, l'estetica è qualcosa di un rapporto del corpo, del sentire la realtà. Come mai le nasce nel 1990 questa idea di creare Mosè e Aronne? Mosè e Aronne, due personaggi biblici in contrapposizione, no? Un po' fra di loro, Sì. no? Come mai le nasce questa idea e dà questo nome alla società? Dunque, io sono convinto che tutte le cose importanti della vita nascono per caso. È stato Orazio Costa, appunto a Firenze, lui aveva fondato il MIM, che è questa scuola MIM, che significa mimica, e io ero là perché stavo facendo per la RAI il fu Mattia Pascal. E allora ci siamo incontrati, sempre con rispetto e piacere e amicizia con Orazio, ma detto, ma c'è questa cosa della direzione della RAI, ci staresti tu a fare docente con me? E io, sì, va bene, d'accordo, mi ha dato un foglio su cui c'era scritto grosso modo la struttura e abbiamo cominciato a fare formazione. E io ho cominciato lì a fare formazione. Per un po' di tempo, ripeto, teatro e formazione sono andati di pari passo, anche perché tutto quello che ho fatto e che faccio con la Mosè Aronne nasce dal rapporto, il lavoro fatto con l'attore, col personaggio, con la lettura del testo, è tutto lì, voglio dire. Poi naturalmente la verità è questa, però la cosa importante è che io ho tradito il teatro, io sono uscito dal teatro, dai Velluti Rossi, gli ori, le lampade, gli affreschi delle ore sul soffitto, sono uscito e sono andato in mezzo alla strada. Quindi questa conoscenza, questa esperienza del teatro l'ho portata in mezzo alla strada, dove l'utilizzo di queste cose sono della gente quotidianamente si trova a avere a che fare con questi ruoli. E non sa in realtà No, di perché interpretare questi ruoli. no. Lo sa, istintivamente lo fa, accrocca su un modo di essere, di stare al mondo,
un po' perché deve, un po' per sopravvivenza, quindi mette insieme le cose, dopodiché poi strada facendo si accorge che ha imboccato una strada non pericolosa, pesante, per cui non riesce poi a metterci più le mani, a correggere strada facendo, crescendo la persona, dovrebbe essere continuamente riadattata, Riaggiustata, riadattata. riadattata. Invece non c'è, cioè la maschera che uno si forma appena entra nel mondo del lavoro, per esempio, quella rimane. È difficile poi smuovere la maschera, è rigida, no? E come si può fare per uscire da questa maschera? Allora, il lavoro che facciamo noi è proprio questo qui, di dire, ripercorriamo a ritroso tutto il percorso che hai fatto per mettere insieme questa maschera, questo modo di essere, e vediamo che tutte le cose che tu hai buttato, messo da parte come non adeguate, ma anzi da vergognarsi un pochino, tirali fuori che sono le cose più interessanti, più importanti, che definiscono la tua identità. Quindi voglio dire, la persona comincia a ritrovare la propria voce, che la voce era una voce, faccio un esempio, mi ricordo questa ragazza, non era una ragazzina, era una donna di 20 anni, ma sembrava una ragazzina, col volto era rimasta a 15 anni, la voce era pio, 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 pio. Ce l'hanno portata, noi l'abbiamo avvisata, a un certo punto la voce è scesa talmente nella pancia che è cambiata, ma la voce non è soltanto può cambiare nel senso che diventa più scura, ha colto delle cose più profonde della persona, cose molto fisiche, è diventata morbida, sessualmente anche attraente, no? Ovviamente non è che faceva delle cose, per cui la futura suocera doveva sposarsi, è rimasta talmente sconvolta, dice, ma questa qui Dal che cambiamento, c'entra? diciamo, dal Da cambiamento. dove viene questa? No? E non faceva più la tatina, perché a lei poi gli serviva la tatina, aveva visto che funzionava. La tatina, bene o male, ha detto non ti preoccupare, sì, ma vedrai che poi. No, no. E quella tatina, 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 e non usciva da lì, perché gli rendeva tutto sommato, ma poi a un certo punto soffochi. Soffochi, non corrisponde più quello che sei con l'età che hai, quello che fai con l'età che hai. Quindi diciamo il grande pregio di queste tecniche è quello di riuscire a tirar fuori ciò che noi reprimiamo, teniamo dentro molte volte forse anche per paura di scoprirlo. Allora, lei tira fuori le cose. Dunque, il corpo, se per esempio, quello che fa, quando all'inizio facciamo queste esercitazioni del concentrarsi sul proprio corpo, facciamo una specie di viaggio all'interno del corpo, concentrarsi dall'alluce fino a. Si scopre che nel corpo si sono annidate, in zone del corpo, tutta una serie di paure, di fallimenti, di cose che non Sì, hanno era questo che volevo funzionato, si significare. sono messe lì e lì stanno tutta la vita. E poi nel momento impicciano questi, ma appesantiscono Sono ostacoli, l'espressione. sono Sì, difficoltà. non te ne accorgi più. E quindi noi abbiamo detto, sì, va bene, ma vediamo che cosa c'è qui, che cosa c'è qua. Con la mimica, diciamo, che cos'è questa cosa? È come se io sentissi un sasso. E com'è questo sasso? Di che è fatto questo sasso? Mimalo un po', fallo, rifallo. E questo sasso, rimatto col corpo, piano piano esce da lì dove stava nascosto e. Sì, come dice Amleto, se questa mia troppo compatta carne, dice Amleto, potesse sciogliersi, farsi. Estremizzando un po', professore, potremmo anche dire che questa tecnica di cui lei parla, queste tecniche di cui lei parla, possono essere utilizzate anche per comprendere meglio e superare meglio anche il dolore fisico. Molte volte anche il dolore mentale, diciamo, le depressioni piuttosto che un dolore fisico Beh, vero. di solito il dolore diventa fisico, prima non è fisico, poi si somatizza, quindi va nel corpo, ma prima nasce da un disagio, da qualche cosa che abbiamo sopportato e che piano piano dovendo vivere imbuchiamo lì, Una ma sorta di malattia nascosta, diciamo. sì, voglio dire, sì. Voglio dire, senza arrivare a. Ci vuole, se no ci vuole lo psicologo. Noi facciamo una cosa, non da. Anche se c'è. Cioè, a volte ci dicono, ma voi siete psicologi? No, io sono uno che viene al teatro. Il teatro è qualcosa in cui c'ha più anni il teatro che il lettino dello psicologo, insomma. Certo. Quando c'era Dioniso, l'altare di Dioniso in mezzo al coro
è molto più vecchia del lettino di Freud. Dico una sciocchezza banale, mens sana in corpore sano, in realtà è questo. Beh, sì, Forse era certo. quello che loro volevano Sì, significare, no? sì, sì. Noi l'abbiamo banalizzata poi come. Sì. Naturalmente poi andava oltre, Dioniso, e anche, voglio dire, c'entra di mezzo anche la follia che fa conoscere il mondo, la follia quella greca. Quindi l'eccitazione della follia, ti spinge a conoscere, a vedere delle cose che tu non avresti visto del mondo più profondo. Cioè, no? Parleremmo tutta la giornata con lei, No, ma basta. dobbiamo necessariamente chiudere. E allora io le chiedo un'ultima cosa. Tutti coloro che vorrebbero, ma non sanno come fare a mettere in pratica delle buone regole per vivere in modo più consapevole, per vivere di più il proprio corpo, inteso come lo abbiamo appena descritto, cosa devono fare? Non è facile perché ci vuole una persona esterna che ti aiuta, perché tu non ce la faresti, Sono convinto. non ce la fai, ci vuole che ti faccia da specchio, come dice una cosa. Noi ti facciamo solo da specchio, guarda, tu così sei, io ti faccio da specchio, perché se no non lo faresti mai, oppure anche se ti specchi non ti vedi, io ti dico, vedi come sei così, qui, 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 qui. Allora la persona naturalmente non è che noi facciamo. Forniamo modelli, come dice. No, noi cerchiamo la persona di aiutarla a scoprire quello che lei è. Guai. Un lavoro intenso, un lavoro pregevole. Io ringrazio il professor Sandro Rossi per essere stato con noi questa Che mattina, averci cazzo vuoi? concesso qualche minuto. Io un consiglio ve lo darei, perché il consiglio ce l'abbiamo alle spalle. Andate a leggere Noi siamo il nostro popolo e forse chissà che qualcosa non cambia.